Signori, ci siamo, prepariamoci ad applaudire il vincitore dell'Orefice, che va a vincere la Stralanciano edizione numero 41, Runtime dell'Orefice, dopo le vittorie di Atessa, Atri, Tornareccio, Civitanova, Villa Magna e tante altre vittorie per lui. Ha vinto a Civitanova la Hill Run. Bisogno Alessio che vince una volata, bravissimo Bisogno Alessio. Fila e 18 con 33,45, Giovanangelo Tommaso, bravissimo, il quarto classificato e in quinta posizione con 175 di pettorale è Gabriele Nunzio, società dello stesso atleta che è arrivato in seconda posizione, altri arrivi ancora, è la volta di Dibucci Giuseppe della Fiomi, arriva anche lui, Tocco Runners, bravissimo Cesare, sono arrivati il settimo, è arrivato Cesare Ciommi, bravissimo anche lui col pettorale 284, bravo 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 anche lui Ruggero, ha vinto a Tocco da Casabria, a Casalbordino, a Canosa, a Prato, a Pescasseri, l'Extreme e ancora l'arrivo di Carosella, bravissimo, bravi 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 col 58, altro veterano catalano Nicolino dell'Atletica Solidale San Salvo. E poi la volta di Matteo Torriere, ancora Passologico, il folto gruppo della Passologico. Ha migliorato di meno di una ventina di secondi la miglior prestazione di Alberico Di Cecco nella passata per la competitiva 267, il pettorale per Candeloro Claudio per la gara competitiva tra poco Sabina, il 113 di pettorale Luigi Sabina, Sabina che gareggia di Luigi per il crampo, gli amici dei podisti frittani contro San Martino, ancora a Prato la Pegnina, Villa Santa Maria, a Scerne, a Guardia Grele e tante edizioni, arriva altri arrivi col 180, abbiamo visto in questo momento l'arrivo di Battistella Matteo dalle podisti frentani, dovrebbe essere intorno alla decima posizione, 12esimo ci dice Riccardo De Panfilis Antonio col pettorale 107 del crampo, arriva anche lui da posto qua. Altri arrivi, Gabriele con Umberto arrivano insieme al 247 di pettorale, abbiamo visto ancora l'arrivo di Nardi, Notar Nicola, Notar Donato, chiedo scusa, con l'ottanto vediamo l'arrivo di Gregorio Manuel dei Lupi d'Abruzzo, Umberto D'Agostino era arrivato insieme a Runtime. Altri arrivi per la non competitiva. Ciao Paolo, salutiamo Paolo Sinibaldi, Antonio Mario Bomba che fa le riprese, Bucci, Brucci, arriva anche lui col pettorale 313. Brucci, Giuseppe, arriva col pettorale 27 da Aurora, William, ricordiamo la gara di Ortona per domenica prossima ad Ortona. Altri arrivi per il settore maschile, l'arrivo di Cinalli, bravo Domenico, dietro a Domenico troviamo, se è arrivato Rucci, arriva anche Rucci col 321, non è tra podistica, Avis Campobasso, troviamo al suo arrivo Armanetti Nicola, Avis. Arrivo di Battista Mauro, tante vittorie nella sua lunghissima carriera. E poi Ranni Nicola, altri arrivi con il 278, di nuovo ad Ortona, proprio nel cuore di Ortona, dove troviamo l'arrivo di Marcheggiati. Arrivo di Battista Mauro, tante vittorie nella sua lunghissima carriera. E poi Ranni Nicola, altri arrivi con il 278, di nuovo ad Ortona, proprio nel cuore di Ortona, dove troviamo l'arrivo.
l'arrivo di Marcheggia, altri arrivi ancora, ormai siamo vicini anche all'arrivo della prima donna con 292 di pettorale, a vincere Chirigato, a vincere la sua mini volata col compagno di squadra dietro di lui, arriva anche il Cielo qualche mese fa e ci siamo con l'arrivo di Sara Di Prinzio, la vincitrice Sara Di Prinzio, la vincitrice, l'applauso per lei, Sara Di Prinzio che ha vinto Tocco Casauri a Lanciano, a Montesilvano, a Pescara, a Manopello, ha vinto la Vivi Città, ha vinto la Tre Borghi, ha vinto vittorie per lei, ha rivinto tutte e due le ultime due edizioni della Stracongiunti che sta tornando, una grande gara anche quella con 280, torniamo al maschile per l'arrivo di Pardi Jacopo. Con il 12 l'arrivo di Santella Vincenzo, giovanissimo atleta, altri arrivi ancora, e Sabatino Grande che arriva con De Cerchio Gabriele, dietro ancora, arriva la seconda donna, la Quintigliani, brava, 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 che è un 148, non è la Quintigliani, chiedo scusa, non è Trivillone Elena, ve la può dire, la senti Sicchietti, e poi col 354 d'Alessandro Giulia, brava Giulia, compagna di squadra della... La seconda donna chi era? Era il Trivillone in seconda posizione, D'Alessandro in terza. Chiedo scusa, la Trivillone Elena. La seconda donna. 41 ha vinto? 41? 41.05 la vittoria per Sara, 42.56 fu il tempo della Troilo, 43 la vittoria per Sara Di Prinzio che vinse l'edizione del 2017, chiedo scusa, 2018, significa che si è migliorata tantissimo, brava, brava per Sara Di Prinzio che vince e rivince a Lanciano. E siamo con le prime tre donne, ripetiamo, in prima posizione Sara Di Prinzio, in seconda posizione Elena Trivellone della Tetti Sicchietti, terzo posto per Giulia D'Alessandro, ancora Tetti Sicchietti, arriva il sindaco volante Sciullo, Sciulli Filippo, e Sciullo Pompilio, la freerunner Sisernia, ho detto Filippo perché è il primo cittadino di Lanciano, ci siamo andati poco distanti, altri arrivi ancora, Zaccaria Gianni, arriva anche lui col 241 davanti a Gianni, a Zacchi Nabil col 310, sempre al maschile troviamo l'arrivo di Natale che va a vincere la mini volata su Cesare Mariani, poi l'arrivo della Cianflocco in quarta posizione per lei col 302 di pettorale, arriva anche Fattore, bravissimo Fattore, sempre Riccardo Di Lizio che è proprio qui a fare le classifiche della giornata, Riccardo che ha vinto tantissime gare, Alfredo Di Benedetto detto che va a vincere la sua mini volata con 110 di pettorale, altre volate ancora, vediamo ancora l'arrivo di Di Benedetto e poi Chiavaroli con 238 insieme a Chiavaroli, troviamo ancora al suo arrivo Paone con 102 di pettorale, va a completare, abbiamo visto ancora l'arrivo di Campini per Alfredo Picciani che arriva e arriva anche Di Campli, altri arrivi ancora ad ultimare il gruppetto Nicolini, Gianluca della Maiella Nuoto Triathlon, ma gli arrivi con 168, troviamo il suo arrivo Dragani, ma davanti a Dragani con 268 e arriva Carinci con 261, con Carinci arriva ancora, abbiamo visto l'esposito Roberto con 304 di pettorale, all'arrivo Giovanetti, Giovannelli, Roberto Anders Lanciano con 260 Di Filippo, Mattia Giuseppe della Runners Casal Bordino 286, completa a Bonizio Nicolò, atleta locale col 47, andiamo all'arrivo di Di Mascio, altri arrivi ancora. Pedale 200, troviamo l'arrivo di Nicola, Giovanni, mano nella mano. Cericola con lui, abbiamo visto ancora l'arrivo di Roberto e poi con il 70 al suo arrivo Angelucci che arriva con Angelucci in Aglieri col 125, ancora troviamo l'arrivo di Pellicciotta col 340, dietro a Pellicciotta troviamo ancora all'arrivo Lucy Fernando con il 90, l'arrivo di Troilo Massimo Paris Marchesi che arriva anche lui,
dietro ancora l'arrivo di Mercaldi e vince la sua mini volata. Non è una mini volata perché gli altri sono della non competitiva. Con il 23 arriva il 224 e poi con il 23 abbiamo visto l'arrivo di Bellerio, altri arrivi, con il 55 completa D'Angelo Nicola, Atletica Rapino, con il 245 ancora più dietro l'arrivo di Surriano, Diego Luigi era arrivato anche lui nel frattempo, l'abbiamo visto anche lui completare, altri arrivi ancora col 333 di Campli Maurizio che vince la sua mini volata con 194 ancora all'arrivo, troviamo Di Camillo con Di Campli, altri arrivi, andiamo a vedere, non lo vediamo ancora, non vediamo altre donne con il 6, abbiamo visto l'arrivo di Borrelli, ancora col 246 era arrivato con il 14 l'arrivo di Diritto Dennis. Salem Khaled arriva. La volta di Acquarola, anche lui completa la sua fatica. Dietro ad Acquarola troviamo l'arrivo di Alessandro Marfisi con 122 dietro a Marfisi. Alessandro ancora l'arrivo di Micolucci Davide. Il crampo, altri arrivi. Ai, il presidente, una volta presidente, ma Di Vincenzo Mario rimane presidente a vita. Altri arrivi ancora con Pettorone 96. Vediamo ancora l'arrivo di Bruni Vinicio, anche lui da il crampo col 327. Ci spostiamo sotto da Casauria all'arrivo di Caschera Edi, ricordiamo, e poi Marziale che arriva insieme a Marziale, abbiamo visto ancora l'arrivo di Donofrio che arrivano insieme, 62 c'è il 238 anche loro insieme all'arrivo, l'arrivo di D'Andrea, il 200 e 338 era presente anche Di Staso, Vincenzo Diamante che è arrivato, la ragazza chi è signora? Ah, Mario, bravi bravi ragazzi, è arrivata anche lei, poi abbiamo visto l'arrivo di Battistella Gianni, Ortona Forrunners, ricordiamo sempre la gara di domenica prossima ad Ortona, altri arrivi, si impittiscono gli arrivi man mano che andiamo avanti con il minutaggio, altri atleti all'arrivo. È la volta di Valentini Antonio. Podisti Frentani e Runners Lanciano, le due società iper rappresentate. Arrivo di D'Alessandro, col 46 ancora più dietro l'arrivo di Ribartino Francesco col 352. Troviamo Miccoli, anche lui all'arrivo 143 del pettorale, va a completare anche Gaspari. Bravi ragazzi. C'è ancora l'arrivo di Rossi. Rossi l'arrivo di Aquilani e poi Paola Azzurri, bravissima con Stella, la Paola Azzurri che era arrivata quarta nel 2015. Paola Azzurri, poi l'arrivo del 296 sempre dal femminile, Chiara De Rosa, Runners Lanciano. Ciao Paolo, dietro Paolo arriva anche lui. E poi col 132 Gizzo Elisabetta arriva, bravissima Gizzo Elisabetta, insieme ad altro atleta con Runners. Domenica prossima tutti ad Ortona, Palombo che arriva, arriva anche Franco e poi 318 di pettorale, 318 al femminile, l'arrivo di Sereni, Mariella, Runners Lanciano, altri arrivi, bravi tutti ragazzi, bravi bravi bravi. Maria Ciarlatani con pettorale 75 per i Lupi d'Abruzzo, Popolino arriva anche lui con 88 di pettorale, Petronio Massimo, altri arrivi, Celeste col 249, troviamo insieme a Celeste l'arrivo di Di Matteo con 229, va a completare anche Silveri Giuseppe, altri arrivi, arriva Natalino con Chiara De Pamphilis della Tocco Runners, ricordiamo il pullman per Pestum 6 novembre, maratona internazionale di Pestum, ci sono gare intermedie, Paglioni, ci sono gare intermedie del Monaco che arriva con 311 di pettorale, completa la sua fatica anche Rossi Emanuele, altri arrivi, Magnacca che arriva con 287, al femminile all'arrivo di Amoroso Lucia, brava Lucia della Runners Lanciano. All'arrivo Gian Cristoforo Fausto, Podisti Frentani,
e arriva Carlo Cericola, uno, anzi lo sponsor, bravo Cericola. E poi al femminile ci spostiamo nel Molise, dove troviamo l'arrivo di Evangelista Francesca, Virtus Campobasso, e arriva anche lo speaker Spadano Domenico dei podisti frentani con 358 dietro. Merente arriva anche lui, altri arrivi. Una volta di Baldassarre, Danilo. Arriva anche Giallonardo. E poi al femminile una ragazza che aveva già corso la gara corta con 231, troviamo Tulo. Lucio anche lui l'arrivo, Rugo Renato che arriva per la tribù frentana con 225. Vediamo ancora l'arrivo di Isabella Giampio alla tribù frentana che organizza una gara a Montepallano per il 4 di dicembre. Mamma mia che volata Domenico, che volata! Bravi bravi Martinica, arriva anche lui col 171 sempre da Ortona, e sempre domenica prossima tutti ad Ortona. Nicola Trapani che arriva anche lui da Il Faro Ortona e arriva, non poteva, se parliamo di Ortona non poteva mancare Adela Borromeo, Ortona for Runners. Dietro torniamo al maschile, Renzetti Massimo arriva anche lui, Paluzzi che arriva, con Paluzzi arriva anche Pollicella Marco, podisti frentani, altra ragazza all'arrivo, al pettorale 24 troviamo Luciani, Maria Roberta, Athletic Club Termoli. Arriva Trapani dell'Onibus Antonino, Runners Chieti, ancora dietro, sempre al femminile, l'arrivo di Angela Rinaldi, Athletic Club Termoli, brava, con lei arriva anche Alfredo Pagnanelli e poi Antonio, il mitico Antonio, organizzatore, liberatore Antonio, da Tre Comuni, una fantastica gara che si svolge in estate, a fine luglio, nei Tre Comuni, Roccaraso, Rivisondo, Pesco, Costanzo, ricordiamo la gara che ci sarà domenica 23 a Castel di Sangro, il trail dell'acqua puzza domenica 23, il 22 si gareggia a Rocca Montepiano e poi domenica prossima ad Ortona, Rupi Renato arriva anche lui, Rupi Romeo arriva, altre donne al femminile, Belen, Gabriella, Fernanda, si susseguono gli arrivi anche della non competitiva e andiamo all'arrivo di De Luca, di Luca, Antonio, altri della non competitiva. Lei arriva per la competitiva, Coletta Ilenia, Runners Lanciano, 13.162 vanno a completare insieme De Ninis con lui, Cavallucci. E poi sempre per il crampo troviamo l'arrivo di Delia, Francesco, altri arrivi. Non mi sbaglio, è la volta di Domenico Di Biase col pettorale 79 per i Lupi d'Abruzzo. Un altro veterano all'arrivo da Versa, Pantaleone, bravo da Versa. Al femminile troviamo l'arrivo di Nolani, Nicoletta, tribù frentana. Dietro a Nicoletta, altra ragazza all'arrivo, un'altra bella presenza, Yara Campitelli. Altro crampo all'arrivo, Michela Di Fiore, altra atleta del crampo. Avviciniamo all'ora di gara. Vai, sai chi era? Come si chiama? Quello che faceva le classifiche gli anni scorsi. Federico. Federico Violante. Violante. Tante cose, ciao, grazie. Tante cose. Salutiamo già sindaco che non poteva assolutamente mancare. Il dottore Mario Pupillo è stato presente sin da questa mattina. Ovviamente qualcuno mi ha detto che mi ero sbagliato con il primo cittadino, Filippo Paolini, neo
rieletto di nuovo dopo qualche anno di Ergun Brunsuna. Arriva Calais, 124 al femminile, troviamo ancora l'arrivo di Pasquarelli, Marianne, anche Sirio, Marfisi, Alessandro, Pierpaolo, Sarra Venere, una ragazza che giorni fa si è offesa, che gli ho detto che aveva, che ha 73 anni e si è offesa giustamente, perché Carmelita Dianni non è a 73 ma 74, 74, brava, brava, brava Sarra Venere. Competitiva. Iafaldano Domenico, a lui dal 361 gradi al suo arrivo. Ancora troviamo Menna, ancora del crampo all'arrivo. Tra poco andremo al palco per le premiazioni. Altro arrivo per la non competitiva. Sì, la premiazione va alle 11:30, così a luna siamo tutti a pranzo. Verna ci annuncia, Luciano Di Marco arriva anche lui, della nuova Atletica Montesilvano, Giacinto Verna annuncia che le premiazioni ci saranno alle ore 11:30. Saranno anticipate, Mario arriva anche lui, bravo! Bravo, 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 Mario Fornarola, figlio del compianto Duilio, e non poteva assolutamente mancare. E poi, fatti bene, arriva anche lei, col pettorale 82. Abbiamo già le classifiche degli assoluti per poter premiare. Menna Silvia, arriva anche lei. All'arrivo l'altro, Marfisi. Volta di Colaciopo che arriva con il 267 dietro Candeloro Claudio, e Colaciopo arrivano insieme con l'84, va a completare anche il maresciallo Gonnella Francesco. Piera, 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 arriva Piera, bravissima Piera Costantini del crampo, è sempre presente a questa gara, crediamo sin dalle primissime edizioni quando faceva le gare del settore giovanile. Quintino arriva anche lui, Bucci col 266, e arriva proprio dall'altopiano lui, delle 5 miglia. Arrivo di Jurek Marta, senza società, completato anche Di Nardo, il 127, dietro ancora l'arrivo di Soffio Alberto, completa anche Caporale Angiolino, con un piccolo Tamaro. Trani, era Trani, un vecchietto che arriva con un bambino, ha detto arrivo con il nipotino, ha detto no, è mio figlio, e va bene lo stesso, altri arrivi ancora, è Di Matteo che ha completato, per la non e altri arrivi al femminile, l'arrivo di Sabina Di Luigi, sempre del crampo, ma quante donne ci sono nella società il crampo, altri arrivi per la non competitiva, bravi e soprattutto brave. All'arrivo Fontecchio Stefani, Stefano Fontecchio, Franco Scarinci con Valente Pantaleone, arrivano insieme Franco Scarinci, il 362 di pettorale che gareggia per l'Atletica Rapino, mentre Valente Pantaleone gareggia per la Runners Lanciano, altri arrivi per la non competitiva. Ripetiamo, 11:30 al palco per le premiazioni. Nel running point
che hanno fatto, fanno provare tutte le scarpe, le ultime novità, altri arrivi, e Barbieri Marina, Tocco Runners anche lei all'arrivo. Dicevamo degli SME, il Xen che dà l'omologazione, il CONI, la nuova atletica Lanciano che ha curato le gare del settore giovanile, e poi le associazioni, abbiamo detto, dell'Aido con il presidente, altri arrivi ancora per il settore femminile. Troviamo, abbiamo visto anche lei completare sala, ma anche da Antonio che hanno fatto da accompagnatori, altri arrivi al femminile, bravissima, al 235 è presente anche Silvia Zulli, e poi Daniela della Runner si chiede, mentre Francesca Zulli gareggia per i podisti frentani, non poteva essere altrimenti. Eravamo a ringraziare le associazioni, l'Aido con il presidente Antonio Di Nunzio, Etiopia Onlus con Angelo Rosato, con il gazebo proprio qui accanto, e poi Patrizia che arriva insieme all'altro, non so chi sia. Conoscete quella che arriva con Patrizia Di Prinzio? Di Primio? La conoscete? Boh. Chuck Marchiurdo, arriva che lei! Ah, è Massimo? È Massimo Natino, tribù frentana, tutte e due. È la tribù frentana che organizza una gara. Per il 4 Pasquale Filiberto. Una gara per il 4 dicembre. A Tornareccio, città del miele, oggi c'è proprio la festa del miele a Tornareccio, ieri e oggi. Annunciare che nel 2020 mancano mai per allietare le giornate dello speaker, se non ci, ma senza di voi, ma come farei? E allora ricordo, arriva anche Falco da Montesilvano, ricordiamo che torna la notturna lancianese, torna la notturna di Bacchi di Giuseppe, arriva anche lui. Tra un po' arrivano dei ragazzi con la maglietta di Donatello Malano, quando arrivano ricordiamolo, grazie. Grazie a te. Altri arrivi, altri sorrisi, e Tonia Buzzelli! Non so perché arrivano insieme, hanno lo stesso numero, Costantini Paolo e De Luca Massimo, 137 e 138. Va. Preparati a venire sul podio. Ok, perfetto. Brava Milva! Al femminile Maura Runners Casal Bordino, altri arrivi ancora, Pier Grossi Vincenzo, Green Time, altre donne all'arrivo, l'arrivo di Daniela Bonizzoni, Avis Oggiono. Nicola Rapino che mi ha offerto il caffè anche alla partenza, ogni volta mi offre il caffè Nicola Rapino, c'è qualcuno che mi offre, non ci sarà quest'anno, aspettiamo tempi migliori. Roberto, arriva anche lui, Gian Sande, dove ha fatto tutte le riprese della manifestazione di 9 e mezzo, poco più, poco meno di 10 km domenica prossima ad Ortona. Di corsa nella storia, ritrovo in piazza San Tommaso, che sarebbe Anna a Bonizio. Buongiorno, come stai? Bene, no, non ho... grazie. Grazie Mario. De Luca, arriva anche lei, ha vinto Sara Di Prinzio per il settore femminile su Elena Trivellone, la terza è Giulia D'Alessandro, la quarta è Loretta Cianflocca, Monica Di Sipio in quinta, in sesta Paola Zulli, in settima Chiara De Rosa, in ottava Elisabetta Gizzo. Queste ragazze sul palco per le premiazioni, arriva Francesca Belfiglio della Sugena, Marathon Club Manopello, per il settore maschile invitiamo al palco il primo classificato, arriva Febo Venturino, il presidentissimo della Sogeda. Ci spostiamo al palco per le premiazioni. Vai Angelo con la musica. Stanno arrivando i ragazzi. Allora ci, qua sotto. Allora ci dicono che dobbiamo. Prometto che io non ti cerco più, che non mi avveleno più. Troverò il modo per credere presto in un altro bisogno. Wow, chi c'era? Anche Romagnoli Giuseppe con. Buongiorno Giuseppe, ben arrivato.
ricordare Donatello Malano, arrivano anche loro con la maglia dedicata, ricordiamo che è a San Salvo, 2-3 giorni dopo la scomparsa di Donatello, erano presenti in tanti, erano presenti. Mi liberate adesso? Angelo, vai su con la musica.